Allora, prego chi è ancora in piedi di sedersi un attimo, perfetto, in modo che cominciamo la serata. Io sono Nicole Capacci, vice sindaco e assessore per quanto riguarda la scuola, delega all'università e il rapporto con i quartieri. Questa è la seconda serata che noi organizziamo, ne abbiamo già fatta una a Lubiana e è andata molto bene, siamo molto contenti e quindi riproponiamo qui più o meno la stessa formula. E la formula adesso ve la spiego, comprende praticamente una piccola presentazione che io farò adesso all'inizio e riguarda un po' quello che è stato fatto dalla Giunta, almeno le cose principali che sono state fatte dalla Giunta in questi mesi. So che spesso, molte volte, le informazioni non passano completamente alla cittadinanza e quindi abbiamo individuato questa formula di partecipazione proprio di persona con tutti i cittadini per fare in modo che ci sia uno scambio maggiore di informazione fra noi e voi e anche di recepimento di quelle che sono le vostre istanze, quindi quello che voi volete segnalarci e farci notare. Per quanto riguarda la serata in sé, io adesso presento intanto l'assessore Rinovi che sarà qui con noi insieme ai suoi tecnici per spiegare un problema, un caso particolare che è appunto la scuola che vedete dietro di me, la scuola Racagni. Abbiamo appunto voluto approfittare di questo incontro che era già comunque programmato per farvi partecipi di quello che è il progetto che è stato redatto per quanto riguarda la scuola. Quindi subito dopo di me parlerà l'assessore presentando insieme al tecnici, al progettista Vignola, il progetto in sé, come è stato strutturato, eccetera. Dopodiché la dottoressa Castaldini vi spiegherà in particolare come proseguire nel resto della serata, quindi così come c'è già stato al quartiere Lubiana ci divideremo in gruppi ed è stata una cosa molto partecipata da parte di tutti perché tutti sono riusciti a esprimere il proprio punto di vista, quello che volevano suggerire e poi all'interno del gruppo il gruppo stesso elegge un capogruppo che riporterà a fine serata quello che è stato detto nel gruppo, quindi da ciascun membro del gruppo quello che è stato segnalato. Io più o meno penso di aver detto tutto, sono mancata qualche cosa, poi la dottoressa Castaldini vi dirà altro e vi spiegherà meglio il tutto. Avrete visto che sulle sedie c'è un testo di un paio di pagine che è quello che io vi andrò a spiegare adesso ed è praticamente l'azione della Giunta in questi mesi. Dopodiché quando ci divideremo in gruppo verrà dato un questionario su cui sono elencati i vari temi più importanti insomma, all'interno di un quartiere, quindi per ciascuna tematica voi inserirete quelle che sono le vostre note e quello che insomma, volete segnalarci. Allora, io volevo intanto che siete un attimo, no, questo in piedi perché sennò poi magari da qui non mi vede. Per quanto riguarda l'azione che noi abbiamo fatto in questi mesi all'interno della giunta, dell'amministrazione della città, spesso magari non è molto visibile perché sono tante azioni fatte soprattutto all'interno dell'organizzazione stessa, piccoli cambiamenti che non sempre sono molto di grande richiamo, di grande look. Però intanto è stato deliberato un nuovo piano di gestione dei rifiuti, un nuovo piano che prevede praticamente il passaggio al porta a porta e quindi partirà a novembre e verrà esteso entro il 2013 a tutti i quartieri della città. Questo significa ovviamente un aumento della raccolta differenziata che è fra l'altro uno degli obiettivi che ci viene indicato a livello europeo e che spinge anche la nostra città
indirizzarsi sempre di più verso una green economy, cioè un'economia verde, un'economia di recupero e di riciclo. Per quanto riguarda poi altre rivoluzioni all'interno dell'ambiente, rivoluzione dell'amianto, qui l'assessore ha fatto tutto un programma di sostituzione passo per passo di quelli che sono i tetti ancora in Ethernet che si trovano sulle scuole, e quindi con un miglioramento anche per la vivibilità delle scuole per i nostri ragazzi, una battaglia contro le pietre orifiche, pietre che sono di uso molto comune e che vengono spesso utilizzate nei cantieri, con problemi poi per quanto riguarda proprio i lavoratori che le utilizzano nel costruire, e quindi abbiamo cercato di metterle al bando. Per quanto riguarda poi la politica di partecipazione e trasparenza, come avete visto, non so se molti di voi l'hanno visto, i consigli comunali sono adesso trasmessi via streaming attraverso il canale del comune. Basta andare sul canale www.comune.parma.it e ogni volta che c'è un consiglio comunale lo potete vedere in diretta. Domani ce ne sarà uno e lo vedrete direttamente. Abbiamo in studio una nuova politica sociale, anche questo di tipo partecipativo, in cui tutte le idee verranno condivise con i cittadini, quindi si cercherà di avere un nuovo patto sociale con la cittadinanza proprio per discutere e presentare le nostre idee, che però non sono idee fisse e stabilite, ma che hanno comunque la possibilità di essere partecipate da voi. Ci sono questi incontri con i quartieri che stiamo portando avanti, ci sarà questo primo ciclo di incontri in cui andiamo a incontrare uno per uno tutti i vari quartieri, e poi successivamente, una volta raccolte tutte le vostre istanze, una volta analizzato quello che si può fare, non si può fare, quello che riusciamo a fare, in che tempi riusciamo a farlo, torneremo a voi con un nuovo ciclo di incontri in cui invece si parlerà in maniera fattiva di quello che riusciamo a fare, in quanto tempo, eccetera, eccetera. Conferenze stampa. Le conferenze stampa in passato erano semplicemente dedicate ai rappresentanti della stampa e all'amministrazione che presentava le proprie cose. Noi oggi l'abbiamo resa visionabile da tutti i cittadini, quindi vengono trasmesse sempre sul canale del Comune di Parma e voi cittadini potrete vedere tutto quello che viene detto e tutte le domande che anche la stampa viene a fare a noi. C'è un'altra possibilità di partecipazione, che è quella alle decisioni della giunta. Sempre sul sito del Comune di Parma, parmanetwork.it, è possibile iscriversi e ricevere una newsletter. In questa newsletter c'è la possibilità di conoscere quali sono le proposte della giunta e poi, sempre andando sul sito, votarle o inserire i propri commenti relativi a quello che è stato proposto dalla giunta. Da ultimo, una riduzione di tutti gli sprechi. Forse alcuni di voi avranno letto che sono state eliminate le auto blu, con un risparmio di circa 250.000 euro ogni anno, e tutta la giunta utilizzerà i propri mezzi o una macchina a metano, che sono quelle del comune. Altro privilegio che è stato abolito è quello dei biglietti gratuiti di entrata al Regio. Quindi non è più possibile né per i consiglieri né per i membri della giunta di ottenere questi biglietti gratuiti, ma pagheranno direttamente anche loro. Questo ci è sembrato un buon modo di far partecipare tutti al sostegno del Teatro Regio, che, come sappiamo, ha dei problemi economici, ma insomma era giusto che tutti partecipassero, anche, diciamo, dando un proprio sostegno personale.
Un'altra cosa sempre relativa al Teatro Regio è il fatto che abbiamo rinnovato, ed è solo notizia di questi giorni, è stato rinnovato praticamente tutta la direzione che riguarda il Teatro Regio. È stato nominato Carlo Fontana come direttore artistico e amministrativo. Carlo Fontana è un personaggio di dubbia fama internazionale e accanto a lui ci sarà anche Paolo Arcà, che anche esso praticamente sarà come direttore direttore artistico, ecco. Allora, il risparmio che si è avuto per quanto riguarda anche questi personaggi, che pur essendo di livello anche internazionale molto alto, hanno accettato un cachet molto molto più basso rispetto a quello che era stato invece offerto precedentemente ai sovrintendente e al segretario generale, che ricevevano 320.000 euro uno e 140.000 euro l'altro. E attualmente il dottor Fontana percepirà 140.000 euro lordi all'anno e il dottor Arcà 100.000 euro lordi all'anno. Il risparmio per il comune è di 220.000 euro annui. Un'altra cosa che abbiamo chiesto e per il quale ci stiamo adoperando è che non ci siano più cariche politiche all'interno degli enti, ma che sono comunque legati al comune, ma nelle società partecipate, negli enti che sono legati al comune, si potrà accedere esclusivamente sulla base delle competenze e del proprio curriculum. Ultima cosa, per quanto riguarda la giunta d'amministrazione, il sindaco, io come vice sindaco e il presidente del consiglio abbiamo chiesto che ci venisse decurtato un 10% dal nostro stipendio. Per quanto riguarda poi comunque le nostre buste paga, verranno pubblicate adesso a breve, appena si riesce a inserirle sul sito del comune, e quindi insomma questo nella direzione di una sempre maggiore trasparenza per quanto riguarda la gestione del bene comune, la gestione di quello che è il bene comune sostanzialmente. Ammonterebbe lo stipendio? Dunque, posso dire quello che ammonterebbe il mio? In netto sono 2.000 e qualcosa, adesso non so esattamente, al mese netto, 2.000 euro. Le sembra troppo? No, chi l'ha fatta la domanda? Ah, ok. Mi scusi. No, perché guardavo il signore che non mi rispondeva, allora ho detto, ma forse è intenzione. Ok, va bene. Ok, grazie. Vicina a noi una l'altra. Ok, bene. Allora, a questo punto io darei la parola all'assessore e al tecnico Mignola, che ci illustrerà il progetto bellissimo che si trova alle mie spalle. Ok? Buonasera. Buonasera, grazie per essere così numerosi. Sì. Prego. Grazie per essere così numerosi, evidentemente anche gli argomenti sono di vostro interesse, immagino non solo i problemi del quartiere, che sicuramente saranno numerosi e impellenti, ma sicuramente anche il vostro quartiere, particolarmente diciamo al centro degli interessi di questa amministrazione, della gestione commissariale e anche dell'amministrazione precedente, non degli interessi, adesso mi correggo, diciamo delle attenzioni, nella misura in cui voi avete un plesso scolastico centrale all'interno del quartiere che è stato evacuato per motivi di pubblica sicurezza che voi meglio di me conoscete. Quindi il compito di questa amministrazione è finalmente dare risposte che come dire, forse hanno tardato a venire per una serie di motivi nei confronti di quello che è la realizzazione del plesso scolastico.
Prima di tutto io mi sono già espresso in alcune conferenze stampa che sono anche state in una conferenza stampa che è stata anche pubblicata credo sulla Gazzetta o forse anche a mezzo televisivo. La decisione di questa giunta è stata quella della demolizione, elemento diciamo terminale, diciamo che già il commissario aveva preso questa decisione. Noi, soprattutto io, cioè io per mia competenza, ho riverificato quelli che erano gli elaborati proposti dalla perizia e ho cercato di valutare se fosse stato il caso di diciamo, eseguire una sorta di ristrutturazione, di restauro dell'edificio. Però poi magari ne possiamo parlare anche in coda alla presentazione dell'ingegner Vignola, però insomma diciamo che non sarebbe stata cosa saggia e buona quella di provare a ristrutturare questo edificio perché ha una serie di come dire, compromessi strutturali e errori di fabbricazione fin dalla sua nascita che si sono nel tempo, come dire, sono peggiorati, che avrebbero determinato prima di tutto uno sforzo economico comunque ingente e che alla fine avrebbe dato dei risultati, a mio avviso, a nostro avviso, scarsi, nel senso che l'edificio ha proprio problemi statici importanti. Quindi la decisione è stata quella di dire ok, demoliamo, la rifacciamo una scuola, la rifacciamo all'interno del quartiere, la rifacciamo nella stessa area. Questo perché? Beh, a parte c'era già stato un processo già avviato, c'è già una progettualità che noi ereditiamo, che è quella che appunto la gestione commissariale ha portato in luce, un progetto preliminare, quindi diciamo che è un progetto embrionale, anche se molto sviluppato, insomma, in Germignola diciamo che ce l'ha messa tutta, questo bisogna dirlo anche per ringraziare gli uffici comunali quando operano bene e operano anche con volontà. Detto questo, però questo è un progetto che noi ci siamo sentiti in dovere, di condividere con una serie di come dire, interlocutori. Gli interlocutori sono stati, adesso magari anche correggimi se sbaglio, è stato il Consiglio d'Istituto che ha visionato questo progetto che in realtà aveva già visionato già in precedenza, già in una fase commissariale precedente, però diciamo che prima di tutto è cambiato il preside, quindi già questo è un elemento di novità all'interno di quello che può essere il Consiglio d'Istituto e quindi ci sembrava giusto fare vedere la progettualità. Poi abbiamo incontrato invece il Collegio Docenti, se non sbaglio, Collegio Docenti che ha visionato il progetto e ha fatto alcune osservazioni anche in questo caso. E oggi voi, quindi quartiere, nel senso che io penso, ma questo è anche ovvio, che un'opera pubblica in un quartiere, soprattutto un'opera pubblica come una scuola, una grande scuola, nel senso che anche volumetricamente, cioè è immenso questo edificio grande, quindi ha una sua dimensione fisica anche importante, tra l'altro è dietro una chiesa del quartiere, quindi c'è questa specie di connubio, diciamo straordinario è una parolona, allora mi limito, dico un buon connubio, nel senso che ci sono questi due edifici pubblici o di uso pubblico, la chiesa che non ci vado, no, comunque è un edificio pubblico, che alla fine lavorano, diciamo, in una prossimità importante. Quindi, detto questo, i passaggi, visto che il tempo stringe, cioè il tempo stringe non stasera, ma il tempo stringe perché i ragazzi sono, come dire, delocalizzati in altri plessi scolastici e gli altri plessi, in un certo senso, oltre ai ragazzi che devono uscire dal quartiere per andare in altri plessi, forse una scomodità che può avere, come dire, è un prezzo che ci può stare per un tempo probabilmente limitato, soprattutto anche per i plessi riceventi questa quantità di studenti, nel senso che poi alla fine i disagi sono doppi, insomma anche chi riceve gli studenti alla fine comunque ha un aggravio dal punto di vista della gestione della scuola, eccetera. Quindi detto questo, i passaggi, e poi lascio la parola a Ingegner Vignola che vi spiegherà il progetto, però mi sembra importante capire un po' come verrà gestita, come dire, la realizzazione di questo edificio. Allora, la realizzazione avverrà in questo modo. Abbiamo pensato che, visto che esiste già una progettualità che è già stata, ha avuto anche dei costi, ma al di là dei costi economici, quelli forse sono anche relativi, ha avuto dei costi di relazione, cioè dei costi umani, qualcuno l'ha progettata, qualcuno l'ha discussa,
c'è qualcuno che ha stanziato dei soldi per dire la facciamo, facciamo questa scuola qui, bene. Allora, noi la poniamo a discussione, quindi le critiche sono ben accette, critiche ovviamente non strumentali, non faziose ovviamente, ma critiche che abbiano un senso, una sostanza legata alla possibilità di migliorare questo progetto. Quindi il progetto mi verrà fatto vedere, ovviamente un progetto sono planimetrie, sono prospetti, sono sezioni, sono elaborati tecnici, quindi verranno spiegati. Però insomma alcune suggestioni, alcuni suggerimenti possono essere valutati, non verranno presi tout court, cioè nel senso non verranno presi, come dire, uno suggerisce qualcosa e verrà automaticamente introiettato all'interno della progettualità, perché a volte anche lo sguardo del tecnico, del progettista, può valutare se è assimilabile o no una, come dire, un indirizzo, nel senso che questa scuola ha una grossa criticità, l'area, cioè il lotto è molto piccolo, cioè c'è una scuola enorme su un lotto strettissimo. Questa è una criticità, voi capite bene che se noi avessimo un grande campo da carne, neanche un grande prato, una grande disponibilità di area, beh insomma, diciamo che gli elementi della progettualità potrebbero essere tanti, allora potrei anche fare una scuola molto orizzontale, fatta di tanti giardini, piccole aule, insomma una condizione che anche percettivamente può essere anche più affascinante per i bambini. La scelta non è stata questa, la scelta è stata quella di presidiare il quartiere, magari con un edificio multipiano, quindi forse insomma può sembrare anche un po' più come adesso, insomma, diciamo. E quindi a un certo punto noi cosa faremo? Faremo una gara di progettazione e costruzione, cioè fondamentalmente prenderemo questo progetto, lo legheremo ai documenti di gara con tutte le note, quelle che noi valuteremo insomma, come dire, ricevibili, queste note. Quindi il progetto verrà messo a mando di gara, le ditte faranno un'offerta economica, ma non solo, faranno un progetto anche le ditte. Il progetto cosa sarà? Sarà un progetto che mette in discussione il progetto che noi ereditiamo, in base alle vostre indicazioni, magari anche qualche nostra indicazione, dove la progettualità avrà un punteggio e per noi ci sarà una commissione giudicatrice che avrà un punteggio alto, cioè non miriamo al massimo ribasso come prezzo offerto, ma cerchiamo di mantenere una qualità. Cosa vuol dire qualità? Beh, la qualità è un elemento molto soggettivo, per me la qualità è una cosa bella, può essere molto diversa dalla sua percezione della qualità. Sicuramente ci saranno degli elementi, diciamo, un po' discrezionali da parte della commissione, che è una commissione che sarà, come dire, avrà dei tecnici che hanno una preparazione in merito, ma esisteranno anche degli elementi maggiormente oggettivi, ad esempio quello che può essere un miglioramento rispetto a una base standard di un edificio che abbia buone qualità dal punto di vista prestazionale, cioè dal punto di vista energetico. Magari che possa essere anche realizzato, perché no, con tecnologie che abbiano un certo grado di avanguardia, una certa innovazione. Io questo non riesco a garantirvelo oggi, nel senso che il budget è un budget ragionevole, però non è un budget illimitato. Quindi con quel budget noi cercheremo di strappare alle imprese la possibilità di darci il miglior prodotto a un costo giusto. Questo tanto per essere chiari. Detto questo, le ditte appunto faranno l'offerta, verrà assegnata l'appalto e si comincerà con la costruzione, con la demolizione e poi con la costruzione. Quindi i tempi sono settembre 2014. Ok. Inizio come conclusione, no, come fine. Entro settembre 2014. Sì, 2014, due anni servono praticamente. Due anni per progettazione e realizzazione dell'edificio. Diciamo che una compressione dei tempi maggiori è abbastanza improponibile, nel senso che l'edificio ha una volumetria importante e quindi, cioè, i tempi sono quelli dell'inizio dell'anno scolastico, appunto 2014-2015. Quindi
quindi questo è ciò che ragionevolmente si può fare, perché voi pensate che condominio tendenzialmente viene realizzato, se uno è bravo, 12 mesi, condominio, due o tre condomini, 12 mesi se uno è bravo è un genio, molto semplice, una robettina. Qui stiamo parlando, adesso su quanti metri sono, adesso scolastico più o meno? 4.700 metri quadri, cioè 4.700 metri quadri sono una dimensione molto importante. Ma i lavori quando iniziano? I lavori cominciano appena viene aggiudicata la gara, quindi adesso dobbiamo, entro la fine di questo mese, fare il bando di gara. Quindi il bando di gara avrà delle tempistiche, ci sono i vari passaggi e poi all'inizio dell'anno più o meno... Nel 2014 ancora non è iniziato niente. No, ci ho detto che nel settembre 2014 i ragazzini sono dentro, significa che i tempi li abbiamo valutati, altrimenti non l'avrei detto. Quindi state tranquilli su questo tema che... No? Sì. Ma no, lei ha ragione, cioè nel senso però... Un attimo. Prego. Comunque io ho concluso. Facciamo dopo magari domande. No, ma l'ingegnere parlerà di progettista. Io volevo parlare politicamente della convenienza di questo edificio. Allora, aspettate. L'ingegnere è un tecnico. No, allora facciamo una cosa. No, allora abbiamo già detto prima, spiegato tutte queste domande, adesso le facciamo successivamente. Ognuno di voi si tenga a mente quello che vuole chiedere e per cortesia lo faccia, se no incominciamo una bagarre che non finisce più. Ma come si è aperto un dibattito, allora io... No, non si è aperto un dibattito, difatti direi cortesemente di evitare questi interventi in questo momento. Diamo la parola all'ingegner Vignola per la descrizione del... è troppo alto? Ok. Buonasera, sono Vignola, tecnico che ha qualcosa con sono Vignola. Buonasera, sono Vignola, il tecnico che ha l'ingegner Vignola che ha seguito la progettazione un progetto preliminare della nuova Recanis. Inizio illustrando, cioè molto sommariamente, partendo dal rilievo. Questa è l'attuale configurazione planimetrica dell'attuale scuola Recanis. Questo è Piamonti, via San Pietro Magnani. Abbiamo attualmente questi due fronti prospetti sulle due viabilità piuttosto invasivi. Sono edifici, è un edificio alto 3 piani fuori terra con un seminterrato, quindi piuttosto alto, e che fa quindi un prospetto abbastanza un effetto di diga rispetto al cortile e lo spazio interno e l'area interna. A questo piano, a questa situazione, andiamo subito a visionare, entriamo nel vivo della questione e vediamo subito dall'alto l'inserimento planivolumetrico del nuovo progetto. Abbiamo pensato di realizzare innanzitutto 3 tipologie di fabbricato. Chiamiamo questo F1, questo è un fabbricato scolastico a 3 piani fuori terra. Il fabbricato F2 è il fabbricato che ospiterà la mensa, è un monopiano, e questo è il fabbricato palestra, con la vera e propria palestra cospicente via Bocchi, e i locali dietro a piano terra sono i servizi della palestra, quindi spogliatoio, servizi igienici della palestra, con una porzione, poi la vedremo nel piano terra, della cucina. Il lotto è stato, i fabbricati sono stati posti a ferro di cavallo con un ampio cortile proprio per rompere l'effetto diga su
via Bocchi. Quindi abbiamo un cortile per spazio gioco bimbi molto trasparente rispetto al quartiere, e con l'effetto appunto di allargare la prospettiva e far vedere la vitalità della scuola anche durante gli orari scolastici. Abbiamo inserito, per facilità di impegnare i servizi della cucina, una viabilità che da via Bocchi a senso unico potrà uscire su via San Pier Damiano. Questo quindi è il piano volumetrico. Andiamo a analizzare un po' meglio il piano terra dell'edificio scolastico. Innanzitutto partiamo, abbiamo un accesso, un cancello di ingresso con un grande ingresso coperto, ingresso pedonale per gli alunni, ingresso pedonale per gli alunni, sì, aperto su via Bocchi, grande corridoio centrale, la biblioteca, le aule, aula professori proprio all'ingresso, la zona uffici posta sul lato nord, in modo che possa essere disimpegnata in modo autonomo dall'ingresso degli alunni, con un ingresso da via San Pier Damiano, quindi è accessibile anche da questo fronte. Un corridoio coperto attraverso la mensa viene ricavato all'interno dell'edificio mensa per collegare funzionalmente la palestra. Ecco, qui è stata fatta con i servizi educativi del settore scolastico e del settore sport, è stato previsto di dotare il quartiere, che ne era privo, di una palestra con regolari, con campo regolare per la pallacanestro. Quindi utile per tornei anche scolastici, quindi un beneficio per la scuola che potrebbe in questo modo partecipare a tornei scolastici, e anche una palestra regolare può essere comunemente utilizzata dai centri sportivi del quartiere. Quindi una palestra aperta anche di sera, molto aperta attraverso, fisicamente dotata di un'ampia vetrata, come sempre su via Bocchi. Come ci si accede di sera alla palestra? La palestra, allora, funzionalmente è stato previsto un accesso indipendente, questo è l'accesso alla palestra, quindi queste due porte verrebbero chiuse, è una zona filtro, quindi previsto con tutte le regole dei vigili del fuoco, per separare funzionalmente l'attività della palestra dall'attività scolastica. Chiudo e quindi da via Bocchi, con questa viabilità, accedo all'interno della palestra. Chiudo la scuola, quindi durante l'ora serale la scuola è sicura, è chiusa, e può vivere solamente in modo autonomo la palestra con i servizi, spogliatoi, con i servizi igienici, con una piccola infermeria, il deposito della palestra e una quindicina di posti auto che potrebbero essere funzionali sia di giorno per il personale scolastico che alla sera per chi accede alla palestra. Entro subito a farvi vedere il prospetto per far notare, questo è il corpo della palestra, così, corpo della palestra su via Bocchi, dotato di questa ampia vetrata, proprio con l'intento di far vedere che l'immobile, che il fabbricato scuola vive anche nelle ore serali, quando gli sportivi utilizzano la palestra, questo sarà acceso e quindi fa proprio da controforte vivo con il quartiere. Questo è il corpo della mensa e questo è il corpo a tre piani
con l'ingresso di sotto, col portico coperto d'ingresso di accesso degli alunni. Questo è il prospetto su via San Pier Damiani, tutta la serie in batteria delle aule, e questi sono i due prospetti più significativi. Ritorniamo a analizzare il piano terra, quindi diciamo blocco degli uffici, le aule, la ludoteca, un affaccio al cortile Giacobilli, corridoio e zona mensa. La mensa è dimensionata per ospitare su due turni circa 400 bambini, e sono i 400 bambini e sono tre sezioni complete di scuola elementare, che è il massimo consentito su un lotto di 6.500 metri quadri circa, quella attuale. Quindi la scuola sarà funzionale per tre sezioni complete di scuola elementare, quindi 5x3, 15 aule. Oltre però abbiamo previsto 6 grandi aule da adibire a laboratori, tipo laboratorio di scienze, laboratorio di inglese, laboratorio informatico, eccetera. Più questa ludoteca, oltre 3 aule e rotazioni per didattica su piccoli gruppi. Quindi questa è la dotazione di circa 23 aule scolastiche più la ludoteca. Torniamo a piano terra, vicino alla mensa, nel corpo della palestra, questo è ubicato, abbiamo realizzato la cucina. La cucina funzionalmente connessa alla mensa, nella quale è stata, nella cucina è stata ricavata questa stanza, che è il laboratorio di cucina per i bimbi. I servizi educativi stanno promuovendo questa iniziativa per iniziare a far conoscere il cibo e come confezionarsi. Questa, andiamo al primo piano. Al primo piano troviamo sul corpo del fabbricato scolastico l'ascensore, naturalmente per disabili, per chiunque, insomma. L'ascensore con il secondo vano scale già in posizione regolare per i vigili del fuoco, vano scale centrale, ampio corridoio, sono queste caratterizzate con i banchi e la scrivania, sono individuate come aule scolastiche standard. Attualmente il regolamento chiede sui 53 metri quadri, questi sono circa 55 metri quadri cada uno, questi sono i laboratori, batterie di servizi igienici suddivisi maschi, femmine e professori, no? E adulti. Questa è la copertura del corpo mensa. E troviamo invece al primo piano, al di sopra delle cucine e degli spogliatoi, una zona adibita ad aula polivalente, equivalente circa a quella che è attualmente già utilizzata dall'attuale scuola Baccani, quindi in grado di ospitare 150-160 persone, con ingresso autonomo, doppia uscita di sicurezza, una zona rialzata in modo che possa costituire anche un palcoscenico tipo teatro, depositi, soprattutto però per considerare l'ingresso separato autonomo, e anche questa stanza polivalente potrebbe essere, in caso di bisogno, utilizzata dal quartiere o da società varie al di fuori degli orari scolastici. Terzo piano, cioè il secondo piano, scusate, terzo livello della scuola, gli altri due edifici troviamo la copertura, la scuola invece ancora ripropone le aule a completare le 15 aule scolastiche, 3 laboratori,
la zona degli archivi e un'aula a rotazione. Cosa possiamo dire? Che durante l'ultima riunione che abbiamo fatto con il corpo insegnante, tra le osservazioni emerse c'è stato fatto notare che attualmente viene chiusa, attualmente quando era in uso l'attuale scuola Recani, veniva chiusa via San Damiani e l'uscita degli alunni avveniva a traffico chiuso, quindi limitato su via San Damiani con i bus, gli autobus che fermavano in questa zona, e quindi abbiamo anche noi previsto, insomma, poco una modifica progettuale per fare un'uscita anche nella nostra bozza progettuale su via San Pier Damiani, in modo da alleggerire l'uscita su via Bocchi. Altre osservazioni, direi che potrebbero entrare molto nel carattere squisitamente tecnico che in un progetto preliminare magari non è stato sviluppato. Rivediamo i prospetti saranno dotati naturalmente tutte le finestre di frangisole per dare una regolazione all'irraggiamento e quindi un comfort interno gradevole in tutti gli ambienti, e sommariamente direi che la descrizione è questa. Dunque, noi come spazi li abbiamo consumati tutti con la scuola. Voi cosa dire? Un attimo. Vi dico io due cose. Allora, nel progetto del commissario, questo progetto del commissario, la biblioteca di Alice non c'era. Noi abbiamo fatto una valutazione. Allora, diciamo che nonostante l'area sia molto compressa, diciamo che è nostra intenzione inserire la biblioteca di Alice all'interno della scuola. Quindi adesso non c'è questo progetto, però verranno inserite le caratteristiche per, diciamo, inserire questo volume all'interno di questa progettualità. La differenza rispetto a quello che è oggi è che qui scontiamo il fatto di avere una palestra regolare, cioè oggi voi avete una micro palestra. Questa è una scelta. A me piacerebbe riuscire ad avere tutte le due cose insieme, cioè avere una palestra, diciamo, regolare e anche la biblioteca. Adesso mi riservo, cioè ci riserviamo di poterci pensare, però magari anche nel dibattito la cosa verrà fuori. Io credo che questa sia un'occasione irrinunciabile per il quartiere, nel senso che la biblioteca di Alice, se entra su questo terreno, è un terreno che parte. In altre condizioni magari ci sono mille se e mille ma, e quindi diventa una condizione più difficile. Quindi diciamo che nella scuola ci sarà ancora la biblioteca di Alice. Sulla palestra regolamentare non mi sento di fare promesse in questo momento. Diciamo che è una bella cosa, già in questo progetto è un aggravio dal punto di vista volumetrico, nel senso che è un elemento molto, come dire, molto grande in un lotto molto piccolo. Però magari ne possiamo dibattere dopo, poi vedremo. Cioè, se questa è la domanda, era se la biblioteca dice sì o no, insomma, diciamo. Però facciamo poi dopo, io ho voluto rispondere su questo tema, così sgomberiamo, poi dopo continuiamo dopo. Quindi la cucina, il mangiare non viene da fuori. Gli ingressi esterni nel campo in cui vengono. Allora, solitamente la cucina Prego. È un terminale di cucina, però
spesso e volentieri la pasta la fanno pasta fresca perché dà valore aggiunto, proprio anche per il fatto che c'è la volontà di fare questo laboratorio di cucina per i bimbi, e tanto più ci sarà la preparazione almeno di uno di un piatto fresco. Sì. La maggior parte delle cose comunque vengono preparate, e per questo è il motivo per cui c'è necessità di una cucina. Alcune cose vengono preparate direttamente sul posto, altre vengono preparate precedentemente, vengono scodellate, come dicono, nel senso che vengono messe nei piatti. Quindi comunque la cucina è necessaria per fare alcune cose e per preparare i piatti che poi vanno in mensa. Ditemi, no, se noi facciamo magari incominciamo, non so come, ma devo regolare la vicinanza, ok, va bene così, non vi assorbo. Se magari passiamo un attimo la parola alla dottoressa Castaldini. Vi organizzate, così come vi dirà lei adesso un attimo, avevamo più o meno disposto le sedie in modo che possiate lavorare insieme, e dopodiché ognuno intanto in questo gruppo riporta le proprie osservazioni e poi finiamo con un dibattito finale, insomma, va bene? Lascio la parola alla dottoressa Castaldini. C'è ancora me, non ce ne parla. Adesso ne parleremo. No, questa è scuola, rimane così come. Ok, ma ci saranno probabilmente altre soluzioni, perché in questo caso qui non possiamo fare altro. Il progetto è così, c'è la possibilità esclusivamente volumetrica di fare quel numero di classi che sono classi elementari. Non c'è la possibilità. Allora, buonasera a tutti. Mi chiamo Castaldini Laura. Sono un'esperta di lavori di gruppo e la mia funzione qui stasera sarà quella di agevolare voi cittadini ad esporre tutti insieme le proprie idee, e trasformando il dibattito di magari alcune persone un po' più estroverse, con un po' più di padronanza del linguaggio, che parlano e magari zittiscono alcune persone. Vi chiedo di fidarvi di me, perché il metodo è molto efficace ed è un metodo che ha dato, insomma, la serata precedente a Lubiana è stato molto importante. Allora, no, aspettate un attimo prima di dividervi che vi spiego bene la cosa, se no facciamo confusione. Allora, avete visto che le sedie sono già in posizione circolare. Ogni gruppo sceglierà un capogruppo che poi sarà il portavoce delle vostre idee che avete esposto nel gruppo, e verranno poi stasera raccontate e esposte agli amministratori comunali. L'obiettivo di ogni gruppo qual è? Cioè, quello che l'amministrazione comunale vuole è capire quali sono i problemi di voi cittadini all'interno dei vostri quartieri. Chi meglio di voi, che conosce il quartiere, riesce a capire quali sono i problemi. Ne parlerete in gruppo. Il capogruppo avrà, chi ha già, alcuni ce l'hanno già, comunque io darò ad ogni capogruppo questa scheda per raccogliere tutte le vostre idee e anche i problemi che raccoglieremo stasera. Potete anche dire quali sono per voi i problemi più importanti, cioè le cose più urgenti. E poi abbiamo, dunque, sono le 9:40, massimo alle 10:10, finiamo, i gruppi finiscono di lavorare, ci rimettiamo in posizione frontale verso gli amministratori comunali e ogni capogruppo del gruppo esporrà le vostre idee. È tutto chiaro? Allora, il discorso della scuola è finito, la spiegazione del progetto. Da adesso partono le vostre idee e le vostre anche titubanze magari rispetto a questo progetto. Va bene? Buon lavoro!
questi fogli che voi avete compilato non sono fogli che verranno presi adesso in un cassetto, assolutamente. Già nella serata precedente nel quartiere Lubiana un gruppo tecnico del comune sta vagliando tutte le richieste tecnicamente, le sta trascrivendo tutte e poi quando torneremo nei vari quartieri vi daremo tutte le domande che sono state fatte e si cercherà di risolvere, cioè il più breve possibile, soprattutto le cose più urgenti. Ok? Bene, allora può iniziare il primo gruppo. Il capogruppo è la signora? Simona Monica. Prego. Allora, il nostro gruppo per quanto riguarda la scuola ha chiesto di avere un'attenzione particolare per la scuola Arcani, che è la scuola di un quartiere che purtroppo ha dei grossi problemi. Quindi chiediamo che la scuola Arcani diventi una scuola di eccellenza, cioè che le mamme tengano tantissimo a mandare i loro bambini nella scuola Arcani. Perché fino adesso purtroppo le scuole del centro sono state un attimino privilegiate rispetto alle scuole di periferia. Invece io ritengo che soprattutto dove ci sono problemi sociali, dalla scuola si può cominciare per migliorare il tutto. E forse questo è uno dei sistemi migliori per partire anche dalle persone straniere, per l'integrazione e per avere un domani più sereno un po' per tutti. Chiediamo che il riscaldamento è stato scelto per la scuola Arcani. È un sistema di ventilazione e di aria primaria. Ma fotovoltaico? Ma certo, questo è fotovoltaico. Quasi sicuramente ci sarà. Allora il tema è questo: il fotovoltaico piuttosto che altri sistemi, come dire, di efficientamento energetico, cioè il minimo per legge è quello che viene assolutamente garantito. Dopodiché gli elementi premiali che verranno dati come punteggio alle ditte che parteciperanno renderanno questa scuola una scuola di eccellenza dal punto di vista energetico. Quindi si mira, come dire, alle massime condizioni, quindi anche il fotovoltaico sicuramente, anche perché ormai è una condizione quasi irrinunciabile, ma anche un K-termi, insomma una coibentazione molto efficiente del sistema, allo stesso tempo sia il riscaldamento a pavimento e quello che si diceva anche il ricambio meccanico dell'aria primaria, che è molto importante perché soprattutto negli edifici scolastici mi è stato riferito, è anche evidente, cioè il fatto del ricambio d'aria che non viene quasi mai effettuato con l'apertura delle finestre perché insomma, il personale non lo effettua, alla fine ci sono delle concentrazioni di CO2 talmente forti in una classe che l'aria, quando si dice aria viziata, in realtà è proprio un tasso ambientale molto forte di inquinanti. Quindi la ventilazione meccanica è irrinunciabile, insomma, diciamo. Allora, un componente del gruppo ha voluto scrivere che Parma ha e continua ad avere una visione provinciale dello sviluppo urbanistico, anche se il progetto è fatto dal miglior progettista. Bisogna chiedere a chi è voluto questa cosa, però non è la mia. Io sono qui a Parma dagli anni 50 e ho cominciato a vedere distrutto il centro vecchio di Parma, via Mazzini, con quelle casette con quel canale che c'era. Noi siamo affezionati a Parma e non vogliamo che Parma vecchia venga distrutta piano piano, ma forse non distrutta quasi tutta, quindi c'è niente da fare. Però per il proseguo cerchiamo di fare una Parma nuova con degli altri comuni e cerchiamo di abbellire, ecco perché sono anche contrario alla costruzione in questo lotto piccolo di questa grande costruzione. Per quanto riguarda il sociale, abbiamo proposto di comporre delle liste di volontari che possano agire in tutto il tessuto sociale, per quanto riguarda gli anziani, i bambini e le persone in necessità. Si può parlare di babysitteraggio gratuito, cura dell'ambiente da parte di persone che sono disponibili, persone che si prendono delle piccole responsabilità, giovani che vanno a fare la spesa per conto di anziani che non possono muoversi,
persone disponibili in casi di urgenze sociali. Poi controllo e vigilanza maggiore contro spacciatori e drogati. Poi ci sono molti ladri di biciclette. Chiediamo più cestini per la raccolta dei rifiuti in tutte le zone del quartiere. Allora, per quanto riguarda la viabilità, richiesta di transitare i 30 orari nelle zone vicino a scuole e asili, oppure in tutto il quartiere, eccetto Viale Piacenza. Per quanto riguarda il commercio, riteniamo che il commercio di vicinato abbia una funzione sociale e anche civica. Quindi chiediamo che il Comune appronti una cartellonistica chiara e di gruppo sulle strade che emettono nei vari rioni. Per esempio, all'ingresso del Piazzale Pablo, un cartello grande che raggruppa tutte le attività che una persona può trovare imboccando la strada del quartiere. Poi, una pubblicità a rotazione sui quotidiani a spese del Comune, sempre per via della nostra funzione sociale come piccole attività. E parcheggi davanti alle attività destinate al cliente, almeno parcheggio. Riteniamo che questa cosa possa incentivare molto il piccolo commercio, possa aiutarci tantissimo. Per quanto riguarda l'ambiente, potatura alberi per agevolare i ciclisti, illuminazione parco da Via La Grola, e ci sono strade sporche e sarebbe gioco che ogni frontista pulisse davanti al proprio palazzo. Poi per quanto riguarda la viabilità, abbiamo proposto di togliere il mercato settimanale da Via Lusacca, portarlo in Piazzale Pablo. Da quando Via Rosanna è diventata a senso unico, tutto è diventato più difficile. Le attività non vengono raggiunte se non in una maniera molto macchinosa e la clientela viene un attimino demotivata da raggiungere i nostri negozi che, oltre a essere in strade strette, sono anche molto molto macchinose. Quindi non ha senso. Non ha senso questa viabilità, doveva essere un esperimento e poi è diventata una cosa più. E Piazzale Pablo potrebbe essere rivalutato. Sì, stasera l'assessore alla viabilità non c'è, però comunque se già avete segnalato. Perché Piazzale Pablo è un bel centro di smistamento abbastanza. Okay. Io volevo dire soltanto una cosa per quanto riguarda appunto alcune cose dette da questo gruppo. Effettivamente da parte nostra c'è questa attenzione e una delle per quanto riguarda il sociale e la possibilità di intervenire con gruppi di volontariato sostanzialmente. Ecco, questa è una delle cose, stavo parlando con qualcuno del vostro signore prima per quanto riguarda questo tipo di cose. Effettivamente riappropriarsi del quartiere, sapere quali sono le necessità e quindi voi stessi agire in prima persona, quindi organizzando dei gruppi di autoaiuto che possono essere appunto il bicicliaggio, piuttosto il taglio dell'erba, piuttosto che qualsiasi altra piccola cosa che magari in un comune che ha una macchina amministrativa molto grossa ci mette tanto tempo, voi invece riuscite a farlo con lo stesso. E allora ci sono No, se la cosa viene dall'alto, il Comune cerca di aiutare e agevolare queste attività, questo sicuramente. Per questo volevo dire che successivamente gli incontri di quartiere che stiamo facendo noi in questo momento sono iniziali, ci saranno successivamente anche quelli che avevo detto sul welfare, quindi sul sociale, in cui si parlerà anche di queste problematiche, quindi si chiederà effettivamente, si darà una proposta e un input da voi per quanto riguarda ci sono associazioni, ci sono gruppi che eventualmente sono già un minimo organizzati e potrebbero essere aiutati dal Comune a fare determinate attività. Sì, nel nostro quartiere ci sono un sacco di anziani, stranieri e famiglie con dei problemi, sì. Quindi
nostro quartiere va benissimo per fare una cosa del genere. E un signore del nostro gruppo ha detto che vorrebbe che nei supermercati si vendesse il vino nelle botti. E uno va sulla sua bottiglia e prende il vino. Allora facciamo un bel applauso al gruppo. Ho visto che ho sentito un applauso fragoroso per l'eliminazione del mercato settimanale di Losac e farlo in piazzale Pablo. La motivazione per questa cosa quale sarebbe? È un imbuto per Viale Piacenza, è un imbuto per Viale Gramsci. È un imbuto per quelli che al mattino devono fare la scuola, c'è un progetto già approvato, fatto da architetti della città, so che oggi la città probabilmente non è molto di moda, no? E quant'altro, però voglio dire, era già stato terminato. Progetto per farlo su piazzale Pablo invece che su progetto per risolvere il problema di Losacca e anche lo spostamento del mercato. Ma di Losacca è del posto, ma anche per i negozi, per i negozi, ma perché è una via da c'è anche a sì, viene sempre una volta che è una via di secondo gruppo. Volevo aggiungere sempre che cosa vedete un po' se c'è un'ambulanza che viene a fare all'ospedale c'è una trafetta è una trafetta è vero, cioè, no, ho chiesto è importante che noi abbiamo l'ospedale davanti tutte le pubbliche partite che abbiamo fatto e giustamente si è un blocco di peso per cui basta spostarlo. Va bene, allora adesso ci sono altre due o tre cose per sì. Volevo dire questo, chiediamo anche noi nel quartiere più soste a righe bianche, siamo parcheggiati solo a righe blu, Bizzozzero e altri quartieri ce l'hanno da tempo, siamo un quartiere che siamo trattati un po' da di serie B, diciamo, per tanti aspetti, lo dico perché è così. Poi qui hanno segnalato in via Naudi c'è una discarica a cielo aperto vicino alla ferrovia, aumenta continuamente e alcuni voci di popolo hanno pensato di bruciare tutto, questo è grave, speriamo di no, però se ne andiamo. Poi il passaggio pedonale via Savani verso Baganzola è sporchissimo, è buio, è indecente, è pericoloso per il passo proprio, nessuno. Questo qua. E poi la viabilità di via Montanari, di via Bufolara, che si rischia sempre incidenti perché ci sono in sosta, le sosta permanenti delle 24 ore, ci sono sempre dei sud delle macchie davanti a questi bar. E piazzale Sant'Ilario c'è la tabaccheria e un altro bar, c'è il posteggio in mezzo, ma pochi ce la mettono, la sbattono lì, quando si deve mettere la strada sono successi più incidenti. Allora, i vigili non ci sono, ma saranno al bar di via Montanaro dalle Moldave. Quartiere, allora partiamo, noi siamo partiti dalla prima dalla scuola e alcuni di noi chiedevano spiegazioni sull'area cortilizia della scuola perché ci sembra che visionando il progetto l'area cortilizia sia praticamente più piccola o minore rispetto all'area cortilizia attuale, quindi il problema del cortile della scuola sembra che questo nuovo progetto sia più piccolo rispetto a quello precedente. E poi sempre riguardo alla scuola la seconda osservazione era che visto che quando i bambini che dell'Aracane sono attualmente all'Arconconi
occupano praticamente delle aule. Quando queste aule vengono praticamente poi svuotate dai bambini, 10 aule rimangono completamente vuote. Quindi si poteva ipotizzare, si poteva chiedere se il numero dei bambini che sono in questo momento all'Aracani come stradario potrebbero in questo caso diminuire, cioè al posto delle 3 classi si potrebbero fare le 2 classi e in questo caso il numero diminuirebbe per andare in parte alla Conconi. Questo alleggerirebbe anche il progetto delle aule e degli spazi dell'Aracani. E poi ritorniamo all'apparatura per noi importante della biblioteca Lecce, che rimane per noi un punto fondamentale del quartiere sia dal punto di vista culturale, di aggregazione per tutto quello che ne vale. E sì, il mio collega dice anche nelle ore serali. A proposito delle ore serali, apriamo la parentesi dicendo che sul sociale delle ore serali i commercianti, e ci colleghiamo un po' a quello che hanno detto precedentemente loro, e anche i residenti, diciamo così, che segnalano e lamentano un problema di sicurezza sicuramente, perché alla sera comunque c'è un problema di spaccio in alcune aree verdi, soprattutto frequentate durante il giorno dai bambini, quindi anche dai genitori, dalle famiglie, e anche prostituzione, soprattutto su Viale Piacenza, ma come dicevamo anche su altre strade purtroppo minori. Riguardo poi al fatto delle aree verdi, ci colleghiamo perché segnaliamo all'interno del nostro quartiere una mancanza di punti di aree verdi, proprio di parchi gioco per i bambini e di punti di aggregazione. Noi abbiamo solo Piazzale Pablo in questo momento e Piazzale Michelangelo, che è un po' adiacente. Piazzale Pablo tra l'altro è stato ristrutturato non da tanto, però comunque è molto degradato, c'è stata una mancanza nel tempo di manutenzione, quindi ci troviamo con panchine comunque molto sporco e in alcune aree, come dicevamo, soprattutto la sera c'è un problema di sicurezza, perché durante il giorno o comunque nelle ore serali viene frequentato profondamente, quindi troviamo problemi di siringhe e nello stesso tempo anche di bottiglie rotte, soprattutto in piazzale Michelangelo negli ultimi tempi. Questo sia per i commercianti che li abitano che per i residenti. Questo per quanto riguarda sia il sociale che il problema appunto della sicurezza. Giudichiamo poi positivo il fatto che debbano rimanere questi momenti di confronto e di dibattito tra i cittadini, il quartiere e l'amministrazione, per noi è stato molto positivo e speriamo che e questi momenti non decadano, che non sia solo un primo incontro ma che continui nel tempo e quindi all'ascolto delle problematiche. Insieme al sociale mettevamo anche dei punti di aggregazione per gli anziani, perché per noi i punti di aggregazione per gli anziani sono solamente un piccolo centro in via Olivieri o il Turbano in via Marchesi, ma comunque rimangono dei problemi appunto sul dare l'aiuto agli anziani stessi. Quindi ci colleghiamo un po' anche a quello che hanno detto precedentemente loro, un aiuto anche sociale che può venire anche dal volontariato, dalle varie associazioni. E questo nel nostro quartiere manca, perché come diceva appunto i nostri cittadini dicevano appunto che è un quartiere abitato da molti anziani e come dicevamo anche da molti stranieri che ci troviamo comunque dappertutto, quindi in questo caso punti di aggregazione ci servirebbero anche per favorire una specie di intercultura tra di noi. Per quanto riguarda poi l'ambiente, appunto, come ho detto, la mancanza di aree verdi, tra l'altro mi segnalano che dietro via La Grola c'è un'area comunale che non è stata abbastanza valorizzata perché è completamente dismessa, invece potrebbe essere recuperata. Questo mi collega con quello che è. Allora, praticamente è dietro dove c'era una volta tra via Savani, esatto, via Bocchi, e si vede anche da lì, c'è il parcheggio qua davanti, dietro c'è un'area verde dove c'è solo un quadrato con un scivolo di altalene e invece secondo noi sarebbe anche appropriato riqualificarlo per i bambini, perché comunque un'area verde è lasciata. Ok, avete sì. Per favore, silenzio, così riusciamo a sentirci. Riguardo al mercato
mercato ci mettevamo anche noi nella stessa posizione, appunto, dicendo che il mercato posizionato in questo luogo è abbastanza caotico. Segnaliamo che a noi piacerebbe, oppure auspichiamo, anche un mercato locale, come c'è di Adriani, di prodotti biologici, di agricolture, che appunto dall'agricoltore venga direttamente portato al cittadino, e questo sarebbe molto positivo. E l'ultima cosa riguardo le righe blu, che aveva già detto precedentemente, ci sono troppe righe blu, soprattutto vicino alle scuole, perché per l'accesso, per esempio alla scuola dell'infanzia Arlecchino, siamo praticamente pieni di righe blu, e quando dobbiamo portare i bambini a scuola dobbiamo pagarci il parcheggio, e questo mi sembra un po' ridicolo. La cultura, ci piacerebbe avere sale di proiezioni di cinema e teatri musicali, insomma tutto ciò che può favorire cultura. Perfetto, allora facciamo un bel applauso. Volevo chiedere un paio di cose sul tema delle righe blu, visto che c'è la seconda volta che viene detto. I residenti però di fatto hanno il permesso, quindi il problema delle righe blu per chi sarebbe? È per coloro che devono portare i bambini a scuola. In questo caso alcuni sono fuori dal permesso, dalla zona accessibile, quindi devono pagare sia per quanto riguarda la RACAI quando verrà destinata, perché può chiedere il turno, sia per la scuola di infanzia. Ok, un'altra cosa, in merito alla Racanzi, ho sentito due osservazioni, una sulla raccontiva, avete detto è troppo esigua, insomma, diciamo, troppo piccola, sembra piccola, e l'altra osservazione era... Per Alice, la biblioteca. Per l'ospedale dobbiamo vedere, nel senso che gli stradali sono oggetto spesso di critica, nel senso che ci sono stati un po' di problemi sulla questione, perché poi il confine, io sono di qui, sono di là di questa strada per dire di questa scuola piuttosto che dell'altra. Effettivamente è una cosa da considerare, adesso vediamo come eventualmente, se è possibile, magari non in quest'anno immediatamente, ma intanto ci prendiamo questo anno di considerazioni e magari anche ipotesi da fare per migliorare magari dall'iscrizione dell'anno prossimo, quindi se non ce la riusciamo a fare per gennaio, in cui ci saranno le prime iscrizioni, appena dopo l'anno successivo cerchiamo di avere magari una soluzione per questa cosa, perché effettivamente sì, di critiche sullo stradale ne sono arrivate un po' dappertutto. E poi un'ultima cosa che volevo dire riguardo a questi incontri, saranno periodici, cioè quello che noi sinceramente vogliamo costruire è un rapporto diretto che continui nel tempo, cioè non oggi e poi non ci vediamo più fino alla fine del mandato, ma devono diventare un'istituzione che va oltre anche il mandato del Movimento 5 Stelle, cioè chiunque successivamente potrà essere al nostro posto dovrà comunque mantenere, che i cittadini saranno loro a richiederla questa cosa, quindi che insomma che noi vi aiutiamo e vi indirizziamo in questa, però dopo sarà una cosa che voi dovrete fare vostra e mantenere nel tempo. Posso chiedere una cosa? Volevo un secondo. Uno dei temi è però che adesso la Racagni, cioè i bambini delocalizzati, diciamo, sono quattro sezioni, e quindi la Racagni è tre quelle che si vanno a realizzare. Sono tre? No, sono quattro sezioni. No, sono quattro. Sono tre? Non dicevano che erano quattro? No, sono
quarta sezione ed è quarto corso, è cominciato la prima. No, sono tre. Allora, io quello che so di sicuro è che sono 12 classi, di cui 6 sono alla... No, sono 16 classi. 16. Ah, 16. Non è una prima, è una quarta. La quarta ha la quarta sezione, la quarta di quest'anno ha la sezione D. Ma tutte le altre arrivano alla C, cioè sono 3 per 5, 15 più una classe più 16, che è una quarta. Posso chiarire un attimo la proposta? Cioè, in pratica, la questione in questi termini, noi stiamo progettando una scuola che dovrà servire per i prossimi 200 anni, penso, no? Quindi vale la pena pensarla nel modo migliore possibile. E, in pratica, il... Cioè, voi stessi avete riconosciuto che l'area, diciamo, non permette di realizzare una struttura adeguata come si potrebbe fare con un numero minore di alunni, probabilmente. Allora, siccome noi abbiamo dall'altra parte, confinante, la Cocconi, che è praticamente vuota, perché quando veniamo via noi rimane vuota, 10 classi che rimangono vuote, a questo punto... Ma bisogna pensarlo adesso, non dopo, perché il progetto deve essere quello di questo. Se le classi, se le sezioni della Bacani si riducono a 2 anziché a 3, l'area diventa adeguata per fare una bella scuola. E d'altra parte non abbiamo più una scuola vuota. Allora, siccome è della massa, non è che no, si riducono. Diciamo che se si riducono a 2 le sezioni, anche il cortile, un numero inferiore di alunni, diventa poi sufficiente, a parte il fatto che sono anche spazi che poi si riducono, perché fare 10 classi diverso che farne 15, mi sembra. E quindi diciamo che in questo modo potremmo fare una scuola, diciamo, molto migliore di quella che possiamo fare adesso, in un'area, visto i vincoli dell'area, e d'altra parte risolviamo il problema di una scuola che è sottoutilizzata. Siccome c'è una zona di stradario che è confinante, c'è una zona di stradario che è confinante, basta spostare lo stradario in questi termini. Grazie, sono tutte considerazioni che daremo presente, vediamo insomma se è possibile, se considereranno le eventualità e magari criticità per risolvere questo o meno, insomma sarà comunque uno dei suggerimenti che terremo in considerazione. Ok, allora diamo voce alla Marina, vero? Buonasera. Anche in questo gruppo il primo problema che sta a cuore, del quale hanno parlato subito tutti, è la scuola. E devo dire anche che mentre questo amico parlava ha ricevuto molti consensi la sua proposta di utilizzare anche lo spazio della Cocconi. Perché? Perché io vi dico quello che hanno detto senza tener conto di questa possibilità che lei ha espresso. Perché? Perché per esempio loro si sono posti il problema del cortile troppo piccolo e carente di ombra, fino al punto che queste signore che sono insegnanti hanno anche pensato generosamente, direi, di proporre la soluzione all'ingegnere e hanno detto che loro sarebbero disponibili anche ad avere una sala docente più piccola, pur di avere una possibilità in più anche da utilizzare questo spazio tenendo conto di altre esigenze, per esempio la biblioteca di Alice. Ci tengono moltissimo queste persone alla biblioteca di Alice. Ci tengono fino al punto che anche qui hanno avuto le loro idee da proporre. E allora qualcuno ha detto è possibile alzare di un piano sopra il teatro. Un altro ha detto è possibile anche andare sotto e scavare sotto per trovare, forse no ingegnere, però per darvi una misura di quanto loro tengano anche alla biblioteca di Alice. E poi un'altra cosa, hanno proposto anche un'entrata
diversa in più col portone da via San Damiani. Ah, era per questo che loro erano disponibili anche a rinunciare al pezzo di sala insegnanti, mi sono sbagliata, sì, ero sì. Prima. No. Ecco, sì, sì, sì. Loro dicevano se è necessario per avere un'entrata col portone da via San Damiani, sacrifichiamo anche un pezzo dell'aria. Per quanto poi riguarda, ecco, lo spazio, anche qui c'è fame di spazio per il sociale. E anche qui loro hanno fatto la loro proposta. Sì. Però volevo prima parlare di quest'altra. Bravo! Io vi do spazio molto volentieri. Semplicemente questo, noi abbiamo visionato il progetto come collegio docenti, anzi come parte, come gruppo del collegio docenti alla riunione del qualche giorno fa. In linea di massima ci sembra un buon progetto, anche perché ci rendiamo conto che la situazione attuale è sostenibile soltanto con un grande sforzo sia del corpo docenti che delle famiglie che quotidianamente hanno il problema del trasferimento dei ragazzi, l'andata e il ritorno, è una situazione che più di tanto non può continuare. Quindi i tempi ci sembravano in qualche modo accettabili, quindi settembre 2014 si rientra in quella che era la nostra situazione, il progetto, se così è bene che parta, anche se forse ci si aspettava un'intuizione un pochino migliore dal punto di vista progettuale, a dirla tutta, nel senso che speravamo di poter avere più spazi e più spazi verdi, più spazi anche esterni, e il cortile così com'è è in effetti piuttosto ristretto, che lo si voglia vedere in tutte le parti, si possa anche programmare dal punto di vista progettuale e di orari, ma è piuttosto stretto perché i ragazzi sono tanti, da qui anche l'idea di rivedere gli stradali per poter in qualche modo riequilibrare situazioni tra altre scuole di Parma che sono a noi limitrofe. Però questo è tutto da vedere anche con le autorità scolastiche ed è un altro punto. Ci ponevamo il problema della doppia uscita su via San Pier Damiani, come adesso alla Racani, per cui i ragazzi entrano al mattino da via Bocchi ed escono da via San Pier Damiani. La stessa cosa dovremo mantenere anche con un portone, perché via San Pier Damiani è molto più tranquilla al momento dell'uscita, è molto più controllabile e quindi deve essere l'uscita. E i bagni li abbiamo notati, soprattutto per lo spazio scuola, lo spazio aula, troppo lontani dalle classi, troppo, voglio dire, in fondo hai corridoi molto lunghi per bambini di prima, seconda, insomma, un percorso, ci vorrebbero anche servizi igienici che intermezzano i corridoi in modo tale da poter permettere un'accessibilità anche migliore rispetto. E siamo scettici, anche se da tempo stiamo parlando con i colleghi della biblioteca d'Alice, di un inserimento della biblioteca all'interno della scuola, perché lì mi sembra già molto compattata la cosa. Per cui aggiungere anche Alice, che aveva progetti di ampliamento al momento del trasferimento dell'Arcani, perché era già sottodimensionata, aggiungerla lì ci sembra molto molto sforzato. Sappiamo però che nel quartiere ci sono gli spazi, per cui ad esempio la sede della circoscrizione del vecchio quartiere Padova, la Crocetta, è libera attualmente, che è quel castelletto Liberty che abbiamo su via Emilia. Noi pensavamo di riportare là quelli che sono i servizi sociali, come era una volta che c'era il distretto, i servizi sociali che sono in questa sede, e portare là anche i servizi anagrafici, perché mentre noi possiamo arrivare al DUC agevolmente, coloro che vivono a San Pancrazio farebbero meglio a raggiungere i servizi anagrafici della Crocetta. Questo stabile ritornerebbe a disposizione del quartiere come stabile libero, questa stanza e quella sotto, e sarebbe la sede ideale secondo noi, secondo me, secondo altri, della biblioteca in collegamento con il
l'altro mi permetto di dire che questo quartiere è stato costruito moltissimo al di sopra della sopportabilità. Penseremmo che parte degli oneri di urbanizzazione ci si meriterebbe che venissero reinvestiti qua. E ci sono ad esempio spazi anche in questo stabile vuoto, mi riferisco al piano terra di questo palazzo, che potrebbe essere acquistato tutto sommato dal comune, o comunque potremmo trovare il modo di assumerlo e potrebbe essere anche questo utilizzato a biblioteca. Per cui voglio dire, la possibilità di non ammassarci tutto in quell'area, ma di trovare altre possibilità, crediamo che ci sia. Grazie. Queste soluzioni alternative sono importanti perché comunque vengono come suggerimento da voi come cittadini, che magari insomma, si possono vagliare, si possono vedere se eventualmente sono fattibili. Li avete inserite nel... Sì. Ok, perfetto. Posso dire una cosa? Sì. Però sono gli insegnanti, ci siamo già conosciuti, hanno ripetuto quello che è stato detto nella riunione dell'altro giorno, ne abbiamo già registrate queste osservazioni qua, riascoltiamo volentieri. Volevamo dire che comunque non sono le stesse le cose che abbiamo detto, abbiamo aggiunto i bagni, abbiamo aggiunto un portone che noi abbiamo parlato di un'uscita a livello di cancello, che voi adesso avete inserito, almeno da come avete spiegato prima, il cancello adesso esiste, ma noi adesso abbiamo aggiunto il portone, cioè il portone è un'altra cosa. Sì, sì, va benissimo, e poi comunque è buono che anche tutti gli altri l'abbiano sentito, ovviamente, perché la riunione con gli insegnanti, c'erano solo gli insegnanti, quindi è giusto che anche il resto della cittadinanza l'abbia sentito. Prego. Velocissima, Piazzale Pablo è l'altro punto al quale tengono moltissimo e lamentano il fatto che questo piazzale in realtà sia anche qui piccolo rispetto alle esigenze di verde, alla fame di verde e di socialità che ha il quartiere, perché ci sono tre generazioni che si alternano, gli anziani alla mattina con i loro cagnolini, e ci tengono ad avere i cagnolini vicino, ma non c'è lo spazio per i cani. E i giovani, i bambini pomeriggio, ma entra in conflitto i cagnolini con i bambini perché non c'è lo spazio delimitato e il verde va organizzato meglio. Poi Viale Piacenza, no, ve l'hanno già detto il problema della viabilità, il problema verde però, gli alberi che vanno da Piazzale Pablo in poi, sia verso Via Casini che verso la COP, alberi pianti hanno bisogno di una piantina perché ci sono dei seri problemi relativi alla sicurezza dei rami e anche un po' alla manutenzione delle aiole, che insomma così. Dunque, però per dire solo una cosa, scusate, ma ho chiesto di essere molto breve, però segnalo che terrebbero moltissimo ad avere una scuola media anche nel loro quartiere. E anche qui hanno addirittura pensato un posto. E non solo identificato qui, si tratterebbe di usare una zona transennata vicino al Godoni in cui non è stato fatto niente. Ok, rispondo un secondo anche all'ultima frase. Dunque, la zona transennata vicino al Bodoni è quella vicino all'Auditorio, l'ex Terrofare, se non sbaglio, ma quella è un'area privata, non è un'area pubblica, cioè è proprietà privata, quindi non è possibile, come dire, per il comune realizzare una struttura pubblica, diciamo, in quel luogo. Cosa così? Non c'è mai il progetto Canale? No, non c'è il progetto Canale, è nell'ex Annum, che è più avanti, è più verso il ponte. E
dove c'è il tema della fungorondine, che è l'altra spina del fianco, anche quella. E quindi lì la scuola media non si può realizzare, diciamo, a quel punto. E un'altra cosa sul tema del riattivare quelli che sono i servizi anagrafici, se non ho capito male, nel vecchio municipio, diciamo, della Crocetta. Allora non è mio compito questo, però mi sbilancio un attimo. Allora diciamo che tendenzialmente la necessità di in un certo senso ottimizzare quelli che sono le spese della pubblica amministrazione, cioè come ottimizzazione dei costi del personale e della diminuzione degli uffici decentrati, almeno in questa fase storica, cioè diciamo dell'amministrazione comunale, è un elemento secondo me irrinunciabile, visto la carenza, diciamo, di risorse sia in spesa corrente che in investimenti. Gli investimenti non c'entrano, c'entra però comunque la spesa corrente. Quindi su questa cosa, secondo me ci possono essere delle criticità, insomma, diciamo. Per quel che riguarda invece il tema della biblioteca di Alice, che avete detto, insomma, di ricollocarla all'interno di quella struttura, quindi non nella, perché prima si è parlato della crocetta, quindi questa è la biblioteca, quindi la biblioteca qui, e questi sono uffici comunali, quindi la proprietà è comunale di questi uffici per due piani, ma e quindi non completamente è proprietà comunale. Piano terra è vuoto ed è proprietà comunale. No, quindi bisognerebbe acquistarla? Sì. Sì. No, beh, ricordo da anni, viene via per poco. Viene via per poco. Questo facciamo una collezione. Di ottimismo sfrenato. Questo va bene, lo valuteremo. Il fatto di voler insistere da parte mia nella possibilità di inserire la biblioteca di Alice all'interno del plesso scolastico, con tutte le criticità che questo può portare, che voi avete evidenziato, io ho anche detto che magari si poteva tagliare un po' la palestra, questa era l'altra possibilità. Questa è già del comune. Mettiamo qui dentro la biblioteca di Alice, vi piace come idea? Cosa dite? La votiamo? La verifichiamo, la devo votare e loro la verificano. Ok. Televisivizzare tutto. No, guardi, non è una cosa. Guardi, io faccio lavori di gruppo da tanti anni, e non in televisione, non in chiesa, ed è una cosa comunque rinforzata. No, io non ero ancora nata, quindi. Ok, passiamo ad altro gruppo, prego. Mi chiamo Laura, abito nel quartiere dalla nascita. Non vi dico quanti anni ho. Tante cose sono già state dette da altre persone. Comunque noi ci tenevamo che la palestra sia accessibile a tutti, ma veramente non con dei pavimenti magari troppo delicati, che dopo questi non possono entrare, quegli altri magari non possono fare un certo tipo di ginnastica, eccetera, magari la sera, sempre per riallacciandosi al sociale, che può essere una cosa. La biblioteca sarebbe meglio, chiaramente, però visto e sentito ormai non voglio ripetere le cose. La cucina va bene, perché sarebbe meglio dopo. È dentro la scuola, chiaramente, la biblioteca. Hanno detto il contrario, comunque vicino alla scuola, o comunque accessibile ai bambini. Chiedevamo per il riscaldamento come era nella scuola, se era fotovoltaico o comunque altri tipi, ma l'hanno già
l'hanno già detto, per via della viabilità, limite di velocità sicuramente e maggiori dissuasori in via Bocchi, cioè via Bocchi diventa una pista da velocità la sera, la notte con cose molto piacevoli, soprattutto d'estate. Le piste ciclabili che sono precarie e poco visibili, cioè nel quartiere comunque si fa fatica a capire dove sono, perché sono, eccetera, sono sbiadite anche le cose così. E una maggiore educazione stradale sia per chi va in bicicletta, anche con dei volantini, cose, un'educazione stradale sia per chi va in bicicletta che sia per chi va in macchina, che certe volte non convivono bene queste due cose, sia per chi va in bicicletta che ce l'ha con l'automobilista e viceversa. Quindi un maggior rispetto, ecco, tra l'automobilista e il ciclista. Spostare il mercato del martedì da via Losacca a piazzale Bocchi, anche quest'area verde comunque è in degrado, cioè in balia degli spacciatori, dei marocchini, dei senza tetto, di tutto quello che ci va dentro, la gente che guarda dentro i cassonetti, e magari potrebbe essere anche valorizzata in altro modo, oltre che magari per cagnolini e cose, ma veramente in sicurezza. L'ambiente, spiegare meglio la raccolta differenziata futura, non abbiamo capito quale sarà la differenza che ci sarà tra adesso e dopo, cioè se verranno tolti i cassonetti, dovremo fare una cosa diversa, non lo so, questo non l'abbiamo capito quale sarà il futuro, dopo magari... Sì, credo che siano stati istituiti dei punti informativi e comunque un'informazione, sì, quartiere per quartiere, sì. Adesso nel dettaglio non ce l'ho, però sicuramente se avete modo qualcuno di voi andare a vedere sul sito è pubblicato, sì. Ci sono... Per quanto riguarda la sicurezza devo tirare giù di brutto, nel senso che questo è diventato un quartiere invivibile, cioè proprio c'è stato in poco tempo, in pochi mesi è diventato una cosa pazzesca. L'illuminazione che sicuramente è un deterrente per la delinquenza, contro la delinquenza, e spesso non c'è perché i lampioni sono sempre fatiscenti, cioè non ci sono le illuminazioni sotto questa banca che è un punto di raccolta di spacciatori, lo vedono tutti però nessuno fa niente, e c'è da aver paura anche uscire alle 8:30 col cane perché hai questi spacciatori che ti girano addosso. Sinceramente non mi hanno fatto mai del male, però non è chiaramente piacevole. Insomma, io nel mio quartiere ho sempre vissuto in un'isola felice che adesso proprio non esiste più. I miei figli quando tornano la sera vengono seguiti, siccome sono giovani e hanno il diritto di tornare a luna alle 2 di notte, come tutti i ragazzi di 20-24 anni, vengono seguiti da questi spacciatori fino a casa per vedere se hanno bisogno di roba. Spesso mia figlia si fa scortare dai suoi amici e non mi sembra il caso, cioè io sono pago le tasse, lavoro eccetera e sono carcerata dentro casa mia, non posso uscire, non posso essere libera, e loro sì, non mi va bene, devono andare via, cioè devono andare via in ogni modo, cioè c'è la gente che mette l'olio frusto sui muretti davanti alla banca e questo non è carino per l'ambiente, per evitare che si siedano. Ho visto l'olio frusto su queste cose qua perché loro sono sempre inseguiti. Gente che si comincia a fare giustizia da solo, no, cioè, siete voi che dovete tutelarci e cacciarli via. I poliziotti li vedo alle 8 del mattino che vanno a fare colazione in pasticceria e vigili anche, poi per il resto non li vedo mai, sinceramente. Ci vorrebbero vigili di quartiere giorno e notte, vi siete ricordati, 10% dello stipendio lo mettiamo nel nostro vigile di quartiere. Lotta allo spaccio della droga, vabbè, questo qua è una cosa forse che riguarda tutta la città, perché poi comunque anche il centro, io lavoro anche in centro, quindi è la stessa cosa, però comunque bisogna darci un taglio, io non voglio vivere nella mia città più in questo modo, li dobbiamo mandare via, chi non lavora deve andare e bisogna fare qualcosa, se no la gente poi si fa giustizia da sola, certo. Io invece di prendere il Beagle mi prenderò un Rottweiler, ha capito, la prossima. Va bene. Thank you.
No, non ero pronta questa cosa. Allora, molte cose le hanno già dette. L'inserimento della biblioteca Alice, abbiamo saputo adesso della vostra proposta e ci sembra buona anche a noi. Noi volevamo che fosse nella scuola, ma se non è nella scuola sapete anche cosa. Sì, non sono di quarta. Poi noi invece avremmo pensato, sempre per la scuola appunto, all'ingresso principale di via Sabino Damiani, che è meno pericoloso che gli abocchi. Invece per quello che riguarda il sociale noi punteremmo un po' di più sui ragazzi invece che sugli anziani, non per niente, non avendo niente contro gli anziani, ma lavorando sui ragazzi forse si migliora, cioè quello che sarà con gli anziani domani. Noi abbiamo tanti ragazzi, sempre un po' di sbaraglio, esiste il centro Esprit che è buona cosa, però magari ci vorrebbe anche qualcosa d'altro, non tanto per i bambini, ma per i ragazzi, per gli adolescenti, per insegnarli a stare in mezzo agli altri, insieme agli altri, anche ai più adulti, un po' di educazione e tante altre cose. Poi va bene la riqualificazione delle aree verdi. Che cosa? Non l'ha visto, non me l'ha mantenuta perché mi manca 9 di 8 e quindi sarò cieca, sarò. No, ma anche gli anziani, però logicamente puntiamo anche sui giovani. Allora, anche noi abbiamo perplessità sulla viabilità, a noi che c'è certo un doppio senso un po' di piano sciarco come direzione, magari anche un doppio senso ad alcuni di noi no, ma anche in viale Pasini come da vecchia tradizione, perché via Marchesi è una strada troppo piccola, troppo buia, troppo stretta per ricevere tutta la gente che va via Gramsci e zone limitrofe arriva in viale Piacenza. Viale Piacenza è un casino, tra incidenti, biciclette che vanno dappertutto, cioè bisogna anche mettere una segnaletica che indichi dove c'è la pista ciclabile e dov'è pista pedonale, perché ho un negozio, in questo caso devo dire, viale Piacenza, e rischio tutti i giorni di venire presa su da una bicicletta che passa e portata direttamente in piazzale Pampa, cioè passano davanti ai negozi a velocità terribili, fra parete, e poi ci sono pure le biciclette, anche quei motorini le Vespe. Sì, motorini, Vespe e quant'altro, e alcuni mi hanno detto anche di far presenti i marciapiedi vicino alla Lecchino che praticamente sono inesistenti, ma questo se girate un po' per il quartiere è un po' tutto così, diciamo. Per quello che riguarda il commercio, che per molti di noi è importante perché molti di noi sono commercianti, se vengono migliorate un po' la viabilità, la sicurezza, così forse va meglio anche il commercio nel nostro quartiere. Per quello che riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti è evidente a tutte le ore, la prostituzione è evidente ormai a tutte le ore, perché purtroppo anche alle 7 del pomeriggio. Noi vorremmo anche che venisse più controlli. Ci avevano promesso le telecamere un po' di tempo fa che non sono arrivate. Più illuminazione non lo so, perché Monti ha detto che dobbiamo spegnere le luci, quindi non so se questa cosa si potrà fare. Anche più controlli sugli affitti, sulle locazioni, su a chi la gente affitta e appartamenti. Se voi potete farlo, nel senso che ci sono locali affittati a gente che secondo me non hanno dei contratti da regolare, anche ad esempio controllare nelle case del comune chi abita, come ci abita, quando il campione si attacca con la luce, quanti ci abitano e cosa ci fanno e se lavorano. Ma dove? Sì, nelle case del comune, che fai il tondo, ci sono, fai, adesso io non le posso dire specifico, vada in via Marchesi. Questo è un problema, la maggior parte sono case. Sì, è una cosa sia case del comune che private, perché ci sono anche i privati che si lamentano di avere un gesto di montare magari, però gli affittano le case e in 3, 4, forse 10, perché loro praticamente. Poi, è avvisato che noi abbiamo
sono brevemente le cose riportate dal gruppo, molte sono state già dette da altri gruppi, quindi sarò velocissimo. Anche questo gruppo ci tiene molto nella riaprire la biblioteca Alice, poiché è fonte di prevenzione dei bimbi. In piedi sono un po' troppo alto. Poi verificare la possibilità di costruire una scuola per quello che è già stato detto. Come sarà gestita la mobilità durante il periodo del cantiere alla costruzione della Cagni? Questa è una domanda che magari l'assessore risponderà. Poi si fa presente che appunto che si possono promuovere centri come le Spirit dei Giovani, che fa accompagnamento allo studio. Poi c'è una nota riferita dal circolo Cocciopi d'Aquila, che lamenta che ho fatto a causa dell'EFSA sono stati ridotti i posti auto e non esiste presso il circolo la possibilità di parcheggi gratuiti o col disco orario. Poi si chiede che fine farà il circolo Fulgor Rondine, un'altra domanda. Poi sulla viabilità si chiede una manutenzione ordinaria delle strade, la verifica dei continui degli usini. Si fa presente che nel quartiere Pablo non esiste alcuna riga bianca, quindi si richiede di applicare il principio di proporzione tra righe bianche e blu, un miglioramento delle piste ciclabili e realizzarne delle nuove se possibile. Poi sul commercio si chiede sviluppare il mercato genuino clandestino e sostenere i prodotti agricoli a fine della corta. Su Piazzale Pablo si chiede, come è già stato chiesto, un intervento di rete urbana e manutenzione del verde dei giochi. E poi sulla voce altro si dà un consiglio all'amministrazione di riusare e valorizzare le opere d'arte presenti nel teatro delle briciole, vabbè, è fuori quartiere, però è un consiglio. Finito. Grazie. Volevo fare due annotazioni, cioè in merito all'utilizzo di questo locale, in più del locale piano terra, se non ho capito male, per la biblioteca di Alice. Allora, esistono delle criticità, adesso ci abbiamo ragionato un secondo. Pronto? No, sì. Allora, esistono alcune criticità. Le criticità sono, allora, uno, la tenuta di questi solai, cioè la possibilità che ci sia la portata corretta. L'altra cosa è il carico d'incendio, cioè nel senso che una biblioteca non è una cosa normale, ma una cosa anormale dal punto di vista della prevenzione incendi. Quindi bisogna avere strutture che siano adeguate. Allo stesso tempo, proprio per il grande carico d'incendio, cos'è il carico d'incendio? La quantità di carta che c'è all'interno di un locale, quindi la necessità di avere magari una nuova uscita di sicurezza. In più c'è un'attività non pertinente alla biblioteca nel piano intermedio, cioè quindi adesso qui è complicato. In più la superficie è inferiore ai 350 metri quadri della biblioteca di Alice che avevate nella vecchia Pablo, quindi cioè andate a stringere in un locale. In un locale con una serie di problematiche che non so se possono essere risolvibili in maniera così semplice ed immediata. L'altra cosa invece della crocetta è che è piena di associazioni attualmente, cioè il vecchio municipio della crocetta, quindi bisognerebbe delocalizzare le associazioni per metterle da altre parti. Quindi lo valutiamo, però volevo un attimino spegnere gli entusiasmi, come dire, crescenti, per insomma al limite non rigettare completamente l'offerta di poter valutare la possibilità di inserire la biblioteca di Alice all'interno della scuola, insomma questo era un po' quello che volevo segnalare. Okay? Ancora un gruppo? Sì, buonasera, io sono Paolo Leporti, sono un ex consigliere di quartiere. Noi per 5 anni abbiamo lavorato in questo quartiere facendo una marea di riunioni e sinceramente vedo poche persone che in questa sala sono presenti stasera e hanno partecipato soprattutto agli interessi del quartiere negli anni che noi abbiamo operato durante le nostre sedute. E questo mi rammarica un po', perché quando noi facevamo le sedute di quartiere, chiaramente la gente se ne stava a casa, ci si ritrovava solo quelli del consiglio.
e tanti argomenti che sono stati dibattuti stasera sono stati già presentati nei verbali dei consigli di quartiere che l'amministrazione può andare a leggersi tranquillamente senza problemi, problemi della viabilità, problemi del sociale, problemi del territorio, problemi dell'ambiente, problemi dell'ambiente del verde pubblico, problemi della viabilità. Tutte questioni già sollevate in 5 anni nei consigli di quartiere, e in questa sala sono presenti almeno 5 consiglieri che facevano parte di quel consiglio. E io credo che anche facendo delle serate così a tema, ok, vanno bene, riuniscono le persone, si parla dei problemi, però io mi chiedo dove erano quelle persone che fino all'anno scorso, quando noi eravamo in carica, prima eravamo pagati 10 euro a seduta, poi dopo la finanziaria ci ha tirato via anche il gettone di presenza, l'abbiamo fatto in modo gratuito. Avrei preferito che la mia... Scusi un attimo. Però noi siamo qui per raccogliere i problemi del quartiere, infatti, non per tornare sul passato. Sono stilati e che comunque hanno trattato tutti questi problemi, tra l'altro, anche perché io sono convinto di una cosa, che se fossero rimasti in piedi i quartieri, forse come collegamento unico tra l'amministrazione e i cittadini, non sarebbe stato del tutto sbagliato, perché sostanzialmente io adesso che cosa ripeterei? Il mercato di Liusacca, la scuola, l'ambiente, quali sono le cose che avete scritto del gruppo? Le cose che abbiamo scritto del gruppo sono le cose che sono state dette finora adesso. Non c'è stato niente di diverso, sono le cose che abbiamo comunque riscontrato sostanzialmente. Non è, la mia non è una tonalità polemica nei vostri confronti. La potatura delle piante, spesso e volentieri i cittadini sono in casa con la luce accesa perché le piante ostruiscono la luce naturale. Poi il trasporto pubblico locale è latitante all'interno del quartiere, mancano i dossi e rallentatori su certe strade. La sicurezza del quartiere è a rischio perché chiaramente troppa gente in questo momento si è spostata da altre zone della città per venire a fare gli affari loro all'interno. Detto questo, manca il vigile di quartiere, ci sono troppe righe blu, mancano gli spazi sociali, manca... Ok, perfetto. Infatti lei mi ha detto che cosa volevo dire. Ok, un attimo che allora passa il microfono alla signora dietro di lei, per favore. Buonasera, io solo per aggiungere una cosa. Mi sta a cuore l'ambiente e vorrei sapere se è possibile riuscire ad arrivare in fondo alla bonifica dell'area ex inceneritore che abbiamo, non è territorialmente proprio del Pablo, però saranno 150 metri di Pablo, sì. E quindi chiederei se è possibile una valutazione su quello che si può fare per mettere in sicurezza un'area che ormai è dismessa da anni, ma che in sicurezza non è mai stata messa per vari motivi, non ultimo quello che pare si dovesse costruire un centro commerciale, non ho ben capito, che avrebbero dovuto farsi carico gli eventuali ipotetici costruttori di questo posto per bonificare l'area. Sono materiali altamente tossici perché sono rifiuti di un inceneritore, ce li stiamo respirando tutti da anni. Io chiedo a questa amministrazione se effettivamente si può fare qualcosa per...
c'è il quadrifoglio sul balcone. Sì, volevo dire due parole su questa cosa. Allora, sull'area esamo... Ha ragione la signora. Ha ragione la signora che c'è una previsione urbanistica tuttora inattuata, nel senso che era uno dei tanti poli funzionali che la precedente anni, i poli funzionali sono dei centri commerciali di categoria superiore, cioè quindi tipo Ikea più aggregati, insomma un outlet, insomma cose dimensionalmente rilevanti che la precedente amministrazione aveva previsto all'interno, come dire, del piano regolatore, diciamo. Questa previsione non si è ancora attuata, a carico degli attuatori. Speriamo anche che non si faccia. Infatti, però c'è un però, cioè a carico degli attuatori esiste la, come dire, il concambio, cioè io ti bonifico l'area e tu mi fai fare il centro, il polo funzionale. Questo è un problema perché al momento è posto in queste condizioni. Vedremo, cioè dovremo capire, però qui non voglio sbilanciarmi troppo, però il tema è che attualmente è impostata così. Insomma, farla continuare in questo modo non ha senso, però il problema resta. E quindi il problema dovrà essere affrontato. Le casse comunali sicuramente non si possono fare carico di questo problema, però il problema è un problema ambientale importante e come tale dovrà essere, come dire, amministrato e in un certo senso dovrà essere fatta questa cosa e dovremo capire come, ecco. Però oggi non riesco a darvi delle risposte, sono in questo senso. No, però lei ha sollevato un problema reale, non è una cosa, è un problema che, come dire, esiste. Pronti? Vuol dire lì, come si chiama, lì dalla rotonda, là, dove passano i pietoni, non sono marcati, che c'è quel piccolo lì. E io ho fatto 3 giorni in ospedale perché non mi ha visto il muletto piccolo. Ma di quale via? Via Savani. Ah, di via Savani. Dalla rotonda? Se ci fosse delle righe blu, delle righe rosse, quando vieni per la rotonda, le vedi? Lì c'è il passaggio. Ma attraversava la strada, attraversava. Io facevo con 3 giorni in ospedale, e non mi chiedo, come me, c'è il parecchio che ti hanno detto, c'è il parecchio, se a me che ci fosse un segnale di rosso quanto parte, che lo vedi, non si vede mica con la fede del piccolo. Ne parliamo dopo. Lo faremo presente alla sessione per la via. Lo dice direttamente. Ah, lui? Ok. Va bene. Dopo ne parliamo. Allora, credo che tutti i gruppi abbiano comunque parlato delle proprie. Sì, chi è che. Cioè, su quale argomento? Tutto, no, mi sembra che avessero finito. O c'era qualcuno che aveva qualche cosa che si è dimenticato, che gli è venuto in mente all'ultimo secondo? No. Ok. Cioè, il discorso che diceva prima sull'organizzazione. Cioè, prego. Scusate, ma se sono bravissimo, non ho gradito, io al signore Porati, che neanche conoscevo tra l'altro, scoperto essere mio collega, perché secondo me, no, perché anch'io ero consigliere di quartiere, di un altro quartiere, perché sinceramente io che non ho nulla da spartire con altri politici della vecchia amministrazione, nel quartiere abbiamo fatto un lavoro oscuro, presente, puntuale, dove abbiamo sviscerato tanti temi, affrontati e diciamo anche scontrati, ma alla fine abbiamo fatto tante cose nei cassetti, se li avete vi invito tutti quelli
verbali dei vari consigli di quartiere, andarli comunque a prendere, a tirare fuori, oltre a queste cose che vanno benissimo, però quelle derivavano dal lavoro di commissioni e di cose, e anche se erano fatte in un periodo a voi non forse dove ancora la vacca era stata in rionale, però andano, molte sono ancora attuali, quindi vi invito a prenderle. Okay. Mica dovete solo tirare fuori dei scandali e poi perché sì. No, ma assolutamente il discorso è che noi abbiamo sicuramente intenzione, per carità, rimangono tutta l'esperienza che è stata fatta precedentemente rimane. Le persone che sono qui probabilmente è perché anche forse non tutto è stato risolto, quindi loro adesso con la nuova amministrazione vengono di nuovo e ripropongono, magari lei dice giustamente sono le stesse cose, ok, per carità, non, però cerchiamo, visto che i problemi rimangono, evidentemente sono rimasti, cerchiamo in qualche modo di riparlarne insieme, trovare delle soluzioni condivise e che comunque